Bentornati alle interviste delle Fritte. Oggi siamo nuovamente in compagnia di Francesco Maringiò. Ciao Francesco. Ciao, ciao a tutti. Francesco, come ricorderete, è un esperto di Cina. Il motivo per cui abbiamo chiesto a Francesco di essere con noi stasera era quello di discutere di Hong Kong, diciamola proprio cruda e nuda per com'è. Francesco, allora, noi sulla stampa italiana soprattutto, ma chiamiamola più genericamente sulla stampa mainstream, leggiamo fondamentalmente di uno stato tiranno che vuole soggiogare le libertà di un piccolo pezzo di paese che è tornato finalmente sotto il suo possedimento dopo quasi 99 anni. A noi è sembrato, come al solito, come dire, che c'è qualcosa di più, che il discorso è più complesso. Dici tu un po' la situazione, da dove è partito tutto questo caos, quali sono, se ne hai, come dire, più in dettaglio notizia, queste norme che hanno scatenato il problema ad Hong Kong, che non è, diciamo, in queste settimane è ripreso, ma in realtà è qualcosa che anche negli ultimi mesi del 2019 aveva cominciato a fare capolino sulle notizie di stampa. Certo, e partiamo da una premessa e che secondo me è importante. Noi abbiamo studiato sui libri di storia il colonialismo, l'epoca coloniale, e ovviamente nell'epoca moderna non ritroviamo le stesse forme, diciamo così, di colonialismo, tranne magari in alcuni casi specifici, no? Quando anche nella storia recente si è visto di paesi in cui veniva rovesciato il governo legittimo, venivano occupati militarmente, eccetera. Però tutto sommato sono degli episodi gravissimi, ma che in qualche modo sono circoscritti dal punto di vista storico. Mentre c'è un aspetto molto concreto diciamo così, di una mentalità coloniale e di una cultura coloniale, che è quella che possiamo in qualche modo definire quella del doppio standard che viene applicato, cioè criteri con i quali si leggono gli affari del mondo che colonizza e quindi come si leggono i processi interni a quella società, e invece appunto il doppio standard che viene applicato ai paesi che spesso sono, come dire, vittima di questi processi neocoloniali. Il caso, diciamo così, del rapporto di Hong Kong con la madrepatria, il modo in cui i media mainstream ne parlano, ricalca perfettamente questo doppio standard e questa doppia morale. E basta sfogliare i giornali di questi giorni o i giornali dei giorni delle rivolte a Hong Kong che oramai durano da tempo per rendersi conto di questo doppio, appunto, di questo doppio standard. Praticamente la legge che è stata in qualche modo discussa, poi per essere approvata, diciamo, dovrà esserci ancora un iter burocratico da espletare, e che è stata approvata in qualche modo dalle due sessioni plenarie cinesi, il Yanhui, praticamente è una nuova legge della Cina sulla sicurezza nazionale a Hong Kong. Ma questa bozza, nonostante sia stata attaccata ad alzo zero dai media mainstream occidentali, dall'amministrazione americana, nient'altro dice che non il fatto che appunto la Cina sanzionerà processi quali processi di secessione, di eversione contro lo Stato, di terrorismo, di interferenze straniere, tutte cose che qualsiasi paese, diciamo, considera legittime esercitare sul proprio territorio nazionale. Non esiste nessun paese che non condanni e che non reprima movimenti secessionisti o movimenti che mettono in campo un'eversione contro lo Stato. Ma in questo caso, appunto, c'è la canea dei mezzi di mainstream dell'Occidente che descrivono tutto questo come una sorta di venir meno da parte della Cina agli accordi che hanno portato alla restituzione di Hong Kong nel 97. È proprio un doppio standard che viene applicato e che porta a vedere i titoli incredibili che noi abbiamo letto sui giornali.
Francesco, prendo proprio spunto dal tuo intervento per ricordare a chi ci ascolta che Hong Kong per quasi 99 anni, correggimi se sbaglio, comunque è stato un protettorato britannico. Esatto. Che vuol dire protettorato britannico? Che la Gran Bretagna, per tutta una questione di lasciti di guerra, eccetera, eccetera, ha occupato Hong Kong, ne ha avuta la piena sovranità, trasformandolo fondamentalmente primus in un paradiso fiscale, in secundis in un posto dove i peggiori criminali, diciamo, in giro per il mondo trovavano anche temporaneamente casa. Quindi questo è quello che poi ci raccontano gli stessi media mainstream. E il riferimento importante, cioè la Cina moderna si fonda sulla liberazione, tra le altre cose, sull'unità e liberazione del paese dalle potenze coloniali occupanti, europee e asiatiche. Quindi i tentativi di sedizione a Hong Kong cercano di riportare le lancette della storia all'indietro, all'epoca coloniale. Alcuni delle rivendicazioni di questi movimenti che poi abbiamo visto sono stati dei movimenti anche violenti in molte sue frange, no? Cioè, c'è stato l'attacco al Parlamento o comunque alle istituzioni governative di Hong Kong, c'è stata l'interruzione del pubblico, diciamo così, no, esercizio dell'aeroporto, la violenza contro i manifestanti che non sono d'accordo con le frange più radicali. Basta andare su internet, si trovano dei video agghiaccianti che però non vengono ripresi e condannati dai media mainstream. Queste frange vogliono riportare la lancetta della storia all'indietro, all'epoca coloniale, e non è un caso che molte volte questi manifestanti vanno in piazza con le bandiere o della Gran Bretagna o addirittura di Hong Kong dell'epoca coloniale o in alcuni casi addirittura le bandiere degli Stati Uniti, chiedendo agli Stati Uniti di intervenire e di interferire appunto negli affari interni per aiutare un movimento appunto apertamente secessionista. Quindi il punto è questo: mettere in discussione l'unità e l'integrità territoriale della Cina attraverso un movimento secessionista che ha degli appoggi e degli agganci internazionali, tra cui delle ex potenze e delle ex colonie. È una miscela veramente esplosiva. Ciò nonostante, il racconto mainstream è un racconto dove viene repressa la libertà dei cittadini di Hong Kong da parte del governo di Pechino. Questo è quello che leggiamo. A me, ti dico onestamente, mi ha colpito molto la reazione del governo cinese ad alcune di queste azioni che tu citavi prima, e stavo cercando di immaginarmi nella mia testa quale poteva essere la reazione di un qualsiasi governo occidentale, diciamo, perché le immagini dei dimostranti che entrano dentro il Parlamento di Hong Kong, sfondano i cordoni, imbrattano con lo spray, mi stavo chiedendo quale poteva essere la reazione, che ne so, del governo degli Stati Uniti all'irruzione dei manifestanti di questi giorni dentro la Casa Bianca con lo spray. Da quello che sappiamo, diciamo, la risposta cinese è stata, diciamo, ecco, non si sono visti carri armati per strada, non si sono visti, quindi è stata una reazione tutto sommato ragionevole, e ti chiediamo conferma di questo. Però di contro, insomma, ti chiediamo anche una riflessione, di fare un po' questo parallelo con quello che sta avvenendo oggi negli Stati Uniti, anche se per ragioni diverse, a proposito dei due pesi e delle due misure. Non c'è dubbio. Io prendo, diciamo, ad esempio i titoli che oggi sono usciti sui giornali italiani rispetto alle proteste che ci sono in corso negli Stati Uniti, no? Che ovviamente c'è un contesto completamente diverso e non commettiamo noi l'errore appunto di mettere le due cose sullo stesso piano, però lì c'è una protesta su una frattura sociale importante e la stampa oggi titola:
tra gli sciacalli di New York, quindi la popolazione che protesta contro l'uccisione di Floyd, eccetera, eccetera, viene definito gli sciacalli di New York, che fanno razzie sulla Quinta, bruciano Times Square, questo è un titolo. L'altro titolo, colpa di Antifa o di criminali e guerriglia a Manhattan. Quindi questi sono, diciamo così, le etichette utilizzate per parlare poi principalmente della popolazione afroamericana, che storicamente in quel paese subisce una forma di segregazione e comunque una forma di razzismo molto ben radicato nella società. È uscito un articolo recente, un'intervista recente a Noam Chomsky sul Manifesto, che è incredibile, dove dice la minoranza afroamericana degli Stati Uniti è oppressa da 400 anni. Quindi da parte di un pezzo di paese oppresso da lungo tempo si utilizzano i termini sciacalli e quant'altro, mentre i rivoltosi di Hong Kong, vestiti di nero, che assaltano e mettono a ferro e fuoco le città, eccetera, eccetera, tutti questi vengono descritti dalla stampa mainstream come i paladini della libertà. Vorrei ricordare, giusto per dare il segno di come le cose siano complicate, c'è stata un'inchiesta giornalistica partita da alcuni giornalisti russi e comunque giornalisti che studiano la Russia e i paesi dell'est Europa, come i famosi combattenti ucraini del battaglione Azov, terribile battaglione, come dire, no, neonazista, fossero a Hong Kong, ci sono le foto, la cosa è ampiamente documentata, fossero a Hong Kong nei momenti delle rivolte dell'anno scorso. Quindi che quel movimento sia anche infiltrato di forze esterne e da organizzazioni appunto assolutamente discutibili, in teoria dovrebbe essere sotto l'occhio di tutti, ma questo doppio standard ci permette, diciamo, non ci permette di vedere le cose per come sono, o perlomeno i media mainstream ci presentano questo come ci impediscono, diciamo, di vedere le differenze sostanziali che ci sono tra i due. L'unica cosa, diciamo, forse da chiarire meglio è che in maniera evidente i cinesi stanno sempre più parlando in maniera esplicita, quando parlano delle proteste in atto a Hong Kong, dell'influenza straniera e del fatto che quello sia un tentativo di rivoluzione colorata. Fino a un po' di tempo fa magari la cosa non veniva proprio detta esplicitamente, adesso viene detta esplicitamente e in qualche modo, diciamo, il governo cinese ha fatto capire che appunto loro possono tollerare ogni discussione, ma non possono tollerare un movimento che in maniera palese diventa un movimento secessionista che rompe all'unità del paese e soprattutto dove è evidente l'influenza straniera. Questo lo ha detto in maniera, per esempio, secondo me molto interessante, l'ambasciatore cinese in Italia. Perché alcune delle critiche che vengono mosse alla Cina con questa riforma è una critica del tipo: la Cina mette in discussione il famoso principio del un paese, due sistemi. Quindi l'accordo che il paese unico, quindi Hong Kong è parte integrante della Cina, però per un accordo speciale che sarà in vigore fino al 2050, il sistema economico-sociale, il sistema politico è differente rispetto a quello cinese. E chi vuole criticare Pechino dice che Pechino con queste regole vuole mettere in discussione questo principio, quasi a dire vuole uniformare Hong Kong alla madrepatria. Questo intervento dell'ambasciatore cinese in Italia è molto interessante perché chiarisce bene il punto. Dice: perché viva questo principio che si basa su due gambe, allora una delle due gambe, cioè un paese, non deve essere messo in discussione, altrimenti se viene messo in discussione, quindi viene messa in discussione l'integrità territoriale, e allora sono loro a mettere in discussione il principio dell'un paese, due sistemi. E in maniera esplicita, anche in questo intervento che è stato pubblicato, se non sbaglio, sulla stampa di qualche giorno fa, del fine settimana scorso, apertamente anche l'ambasciatore
diciamo, ha utilizzato l'espressione rivoluzione colorata per parlare di alcune di queste, appunto, no, delle proteste in atto a Hong Kong. E secondo me è significativa questa cosa.